Due settimane fa, in questo video, ho parlato di paradigmi di programmazione e in un commento mi è stato detto di parlare, in maniera più dettagliata, di programmazione funzionale. Quando io ho detto che la programmazione funzionale è un mondo alieno, non sono stato preso sul serio e quindi eccovi serviti. Guardando con attenzione la miniatura di quel video, sicuramente vi siete accorti di questo simbolo. Per chi non conosce il greco o l'alfabeto greco, quella è la lettera lambda. E perché ho messo quella lettera? Perché prima di parlare di programmazione funzionale, dobbiamo parlare di lambda calcolo. Il lambda calcolo è un modello computazionale che definisce come la computazione deve essere svolta. In questo canale io ho già parlato di un altro modello computazionale, ovvero la macchina di Turing, seppur non nel dettaglio. Il lambda calcolo è semplicemente un altro modello computazionale che definisce come la computazione deve essere fatta in maniera differente rispetto alla macchina di Turing. Il lambda calcolo è stato inventato da Alonzo Church nel 1935 e fu introdotto prima che venisse introdotta la macchina di Turing. Ricordiamo che all'epoca i computer come li conosciamo adesso non esistevano, ovvero esistevano delle macchine enormi e gigantesche che eseguivano dei calcoli più o meno complessi, però ancora non era ben chiaro come queste macchine dovevano funzionare dal punto di vista formale. È per questo motivo che nella storia dell'informatica e della teoria della computazione sono stati proposti diversi modelli computazionali. E fu proprio in quel contesto che fu introdotto il lambda calcolo, che definisce la computazione come l'applicazione e la sostituzione di funzioni e usa solamente tre ingredienti: le variabili, le funzioni appunto e l'applicazione di funzione. Come dicevo sempre nel video di due settimane fa, prima di parlare di programmazione funzionale, quindi di lambda calcolo, dobbiamo completamente fare tabula rasa di quello che sappiamo della programmazione, soprattutto di quella imperativa, altrimenti non ci capiamo. Perché quando in questo contesto parlo di variabili e funzioni, non parlo delle variabili che si possono trovare in C o delle funzioni che si possono trovare sempre in C, ma parlo di variabili e funzioni che si trovano in matematica, che hanno una definizione formale completamente diversa, che in questo contesto salto. Perché la sconfina non saremo più nell'informatica, ma saremo nella matematica. A me potrebbe andare bene spiegarvelo, ma tutto sta a voi. Se lo volete, scrivetemi nei commenti e faccio un video apposito. Ora procedo con fare degli esempi per capire come questi ingredienti del lambda calcolo vengono utilizzati. E poi porto degli altri esempi come i concetti di lambda calcolo vengono utilizzati nella programmazione funzionale. Ovviamente non andrò nel dettaglio perché vorrò fare un video apposito. E quindi, quali sono questi esempi espressi nel lambda calcolo? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo di programmazione funzionale nel dettaglio, ma prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri contenuti che porto su questo canale. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram, qui sotto troverete il mio tag, e quindi non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo. Ovviamente gli esempi che porto di lambda calcolo sono esempi molto matematici e sono tre: la funzione identità, la funzione incremento, una funzione somma. Ovviamente sono degli esempi molto semplici, ma la semplicità di questi esempi porta ad avere un modello computazionale della Madonna. Allora, per la funzione identità, come funziona? Dobbiamo intanto definire una funzione lambda x. Lambda è semplicemente il simbolo per definire una funzione e x è l'input di questa funzione. E qual è l'output di questa funzione? È semplicemente x stessa. Adesso mettiamolo in pratica. Supponiamo che io voglia applicare a questa funzione il numero 47. Perché 47? Perché sono un nerd di Star Trek. Quando io applico questa funzione dobbiamo operare delle sostituzioni. Quindi lambda 47 viene sostituito al corpo della funzione 47 e quindi abbiamo come risultato finale 47. Beh, sembra inutile, una funzione che restituisce l'input non sembra molto utile, in casi molto rari l'ho pure utilizzato in un programma. Ma andiamo avanti, facciamo un esempio molto più utile, ovvero l'incremento. Questo lo facciamo in questa maniera. Definiamo una funzione, sempre lambda, che prende in input un numero e restituisce il suo incremento. Applichiamo a questa sempre il nostro numero 47 e operiamo le sostituzioni. E quindi questo restituisce semplicemente 48. Ora, l'incremento di un numero è molto utilizzato nella programmazione imperativa, per esempio quando si fanno le iterazioni.
E già abbiamo fatto una funzione lambda con una sola linea che fa una cosa molto semplice ma molto utile. Vediamo come possiamo esprimere una funzione lambda che prende due input e ne faccia la somma. La notazione che dobbiamo utilizzare è la seguente: lambda x punto lambda y e mettiamo punto x più y. Applichiamo a questa funzione 47 e un altro numero, il 22. E vediamo cosa succede. Lambda 47 e lambda 22. 47 più 22. E questo restituisce 47 più 22, che viene poi risolto in 69. Adesso è chiaro che le computazioni nel lambda calcolo avvengono in maniera differente rispetto a una macchina di Turing. Lì avevamo una testina che leggeva e scriveva dei dati su un nastro infinito. Qui abbiamo delle funzioni a cui applichiamo delle variabili. Ora, sulle variabili ci sarebbe molto da dire, ma io passo avanti. Ora, il lambda calcolo ha delle proprietà fighissime, ma sono molto tecniche e io mi limiterò semplicemente a dirne una. Una delle proprietà fondamentali del lambda calcolo è che ha delle funzioni pure. Una funzione si definisce pura quando l'output viene dato solamente dal come è fatta la funzione, non dipende da alcuno stato esterno e evita quello che si dice gli effetti collaterali. Nella macchina di Turing non c'è sempre la certezza che l'output di una funzione sia sempre uguale dato un input specifico, perché ci possono essere delle operazioni che cambiano lo stato della macchina tra cui questa cosa non avviene. E quindi il concetto di effetto collaterale è che alcuni comportamenti, la dico proprio in maniera raffazzonata, possono essere imprevedibili. In realtà sono prevedibili perché comunque la macchina di Turing è deterministica, però magari in un progetto complicato ci può sfuggire la visione d'insieme di come avvengono i passaggi di stato in una macchina di Turing. E quindi magari ci abbiamo un pezzo di codice, riferito ovviamente a un linguaggio di programmazione imperativa, che a un certo punto potrebbe fare delle cose strane. E questo lo vediamo nella vita di ogni giorno. Ed è per questo motivo che sempre in questo video vi avevo detto che nel momento in cui uno riesce a dimostrare formalmente sulla carta che un determinato algoritmo espresso con lambda calcolo, e quindi programmazione funzionale, è formalmente corretto, sarà privo di bug, perché non essendoci il concetto di stato, non c'è il concetto di effetti collaterali, e dato un input, quella funzione restituirà sempre lo stesso output. Quindi ricapitoliamo, il lambda calcolo nasce prima della macchina di Turing, sembra avere delle proprietà che sono più fighe della macchina di Turing, però i dispositivi moderni sono tutti basati sulla macchina di Turing. Diciamo che la storia è la seguente. Alonzo Church, quando inventò il lambda calcolo, non lo inventò come modello computazionale, ma lo inventò per fare un'altra cosa che riguardava la logica. E gli serviva questo modello per fare delle robe sue. Poi arrivò il suo studente di dottorato, che qualche anno dopo dimostrò che il lambda calcolo era Turing complete. Quindi questo significa che poteva eseguire qualunque computazione nel momento in cui quella computazione può essere espressa come un algoritmo. Qualcuno mi ha fatto notare che non tutti i problemi possono essere espressi come algoritmi, ed è vero. E infatti non dobbiamo andare a pescare roba molto complicata. Una cosa che posso dire molto velocemente è che, per esempio, non si può fare un algoritmo che genera numeri puramente casuali. E su questa cosa magari dei numeri casuali ci faccio un video apposito, ma non è questa la sede, quindi proseguiamo. Chi era lo studente di dottorato di Church? Turing. Eh sì, Turing era lo studente di dottorato di Church, che di fatto lui dimostrò che il lambda calcolo era del tutto equivalente a una macchina di Turing, e questa si chiama tesi di Church and Turing. Ma cosa significa che sono equivalenti? Significa che lo stesso algoritmo implementato in questi due modelli computazionali arrivano alla stessa soluzione, ma ci arrivano in modi diversi. Come direbbe Gio Pizzi, mi spiego peggio. Supponete che voi dovete andare da Roma verso Londra. Ora, voi potete prendere un aereo o potete andare in macchina. Andare in aereo ha dei vantaggi e dei svantaggi, andare in macchina ha dei vantaggi e dei svantaggi. Ma alla fine il risultato finale è lo stesso. Arrivi in qualche modo a Londra. E la stessa cosa si applica sia per il lambda calcolo che per la macchina di Turing. Entrambi hanno dei vantaggi e degli svantaggi. Ma questo è un video su programmazione funzionale, e adesso io sto parlando solamente di lambda calcolo. E adesso possiamo passare infatti alla programmazione funzionale. Per farla breve, la programmazione funzionale implementa i precetti del lambda calcolo, invece la programmazione imperativa implementa quelli della macchina di Turing. E adesso vi vado a leggere le differenze. Dunque, dal punto di vista del programmatore, l'approccio imperativo si focalizza su come fare le cose, quindi gli algoritmi, e come tracciare i cambiamenti di stato.
Invece la programmazione funzionale, dal punto di vista del programmatore, si focalizza sul qual è l'informazione desiderata e quali sono le trasformazioni necessarie. Nell'approccio imperativo i cambiamenti di stato sono importanti, invece la programmazione funzionale non sono esistenti. Nell'approccio imperativo l'ordine dell'esecuzione è importante, invece nell'approccio funzionale ha un'importanza relativa. Nell'approccio imperativo i flussi di controllo più importanti sono cicli, condizioni e funzioni, funzioni intese come funzione tipo C. Invece nell'approccio funzionale ci abbiamo le chiamate a funzioni, quindi l'applicazione delle funzioni, che include anche la ricorsione. Infine l'unità di manipolazione primaria nell'approccio imperativo sono le strutture dati o le classi, per esempio nel caso programmazione dei dati oggetti. Invece nell'approccio funzionale le funzioni sono cittadini di prima classe e si utilizzano quelle che vengono definite le collezioni di dati. La cosa bella è che essendo questi due approcci equivalenti ma non identici, non sono mutualmente esclusivi e infatti, come vi ho fatto vedere nel video precedente, molti linguaggi di programmazione moderni sono multiparadigma e in alcuni casi linguaggi di programmazione imperativi implementano roba funzionale e viceversa. Tra l'altro in questa infografica che vi ho appena mostrato c'era un easter egg. Non so se voi ci avete fatto caso, quando io mostro il tag della programmazione funzionale questa appare di due colori, un viola chiaro e un viola scuro. Il viola chiaro era per in qualche modo identificare i linguaggi di programmazione funzionale impuri, invece quello un po' più scuro, i linguaggi di programmazione funzionale puri, che in quell'infografica io avevo solamente messo Haskell, anche perché non sapevo più dove mettere le cose. Ovviamente io in quel video non specificai questa cosa, infatti era un easter egg, anche perché sapevo che prima o poi avrei fatto questo video, anche se non sapevo che l'avrei fatto così velocemente. Ma qual è la differenza fra linguaggi di programmazione funzionale puri e impuri? Molto semplice. I linguaggi di programmazione funzionale puri, come Haskell, non permettono l'utilizzo di stati. Impuro stile del lambda calcolo. Invece quelli impuri permettono di mischiare un po' le cose. Lambda calcolo, programmazione funzionale, vabbè, tutta sta roba. Cosa mi serve? Come la uso? Quando devo fare un programma? In questo video vi avevo fatto vedere come programmavo in Python, nella fattispecie quando implementavo la media mobile. Io ho risolto il problema in due modi. In un modo utilizzando un for loop per calcolare la media mobile e in un altro modo sostituendo quel blocco di istruzioni con un'unica istruzione utilizzando la list comprehension. E questo l'ho fatto apposta perché l'utilizzo del ciclo for è una cosa in puro stile imperativo. Invece l'utilizzo della list comprehension è in puro stile funzionale. E in quell'esempio io vi ho visto come ho mischiato programmazione funzionale, programmazione imperativa, programmazione ad oggetti nel modo migliore, perché l'utilizzo della list comprehension mi ha permesso di sostituire diverse linee di codice con una e fa la stessa cosa. E le cose che fa, le fa dietro le quinte, a me non interessa, perché con la list comprehension io ho detto come volevo l'output. Invece utilizzando la soluzione più imperativa con il ciclo for, io gli ho dovuto dire come l'output doveva essere calcolato, che è generata la programmazione funzionale. Ma tuttavia questa chicca mostra semplicemente la punta dell'iceberg della programmazione funzionale, perché permette di fare robe ancora più fighe. E per questo motivo sto preparando un video per mostrare roba un po' più tecnica. E quando uscirà questo video, me le devo ripassare queste cose, perché non programmo in maniera puramente funzionale da diverso tempo, quindi non ho idea di quando possa uscire quel video. Infatti per mettere insieme questo video mi sono dovuto documentare parecchio. Infatti mi sono dovuto andare a vedere un video di Computer File per prendere le cose più importanti e distillarvele in questo video. Vi lascio il link a quel video e ad altre risorse in descrizione per tutti coloro che vogliono approfondire. E quindi io per oggi concludo, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto e non dimenticate di andarvi a pescare questi video che sono fortemente correlati a questo. E quindi pinguini, e adesso chiudo, vi ringrazio nuovamente e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!